La 17ª legislatura del Consiglio regionale della Sardegna è appena incominciata. Nella giornata di ieri 60 nuovi consiglieri regionali assieme ai 12 assessori e la presidente della regione Alessandra Todde hanno prestato giuramento. Un momento di grande impatto ripreso anche dalle nostre telecamere. Nel corso della seduta è stato anche eletto il nuovo presidente del Consiglio regionale, una carica che per i prossimi 5 anni sarà ricoperta dal segretario regionale del Partito Democratico Piero Comandini. Hanno ottenuto voti Comandini 42, Peru 1, ritengo che noi oggi qua siamo dei privilegiati, abbiamo la grande responsabilità di scrivere delle pagine belle per la nostra isola, per i sardi. E questo lo possiamo fare se siamo uniti, se tutti abbiamo gli stessi obiettivi. Le appartenenze politiche sono importanti, io non chiedo a nessuno di rinnegare la propria ideologia, la propria iscrizione a un partito, la propria storia, la propria cultura, però in questo momento, nel momento in cui abbiamo deciso di sederci in quest'Aula e gli elettori ci hanno dato fiducia, noi dobbiamo avere soltanto di fronte a noi la Sardegna e i sardi. Il nuovo presidente del Consiglio nel suo discorso ha anche voluto ringraziare il candidato del centrodestra Paolo Truzzu. Ringrazio anche Paolo Truzzu, lo ringrazio per quello che ha fatto e per come ha condotto la campagna elettorale. E anche per le parole di apprezzamento che ha avuto Paolo il giorno dopo. Si è messo a disposizione perché lui è un uomo di istituzione. Ringraziamenti che sono arrivati anche dalla Presidente della Regione Alessandra Todde. La prima seduta del Consiglio si è svolta con compostezza, si è svolta con clima collaborativo. Io voglio ringraziare anche da questa sede il Sindaco Paolo Truzzu per anche il tipo di postura istituzionale che ha dimostrato in questi giorni. Già nella giornata di domani dovrebbe tenersi la prima seduta in aula della Giunta Todde. Siamo pronti e riteniamo che potremmo insomma, portare avanti il lavoro che è stato ereditato, quello di buono che abbiamo ereditato, e poi sugli errori che sono stati commessi dalla precedente amministrazione cercheremo di impostare invece un lavoro diverso che sia un lavoro fatto di slancio, di attivismo, dove per esempio, come è accaduto nel centro regionale di programmazione, ci sia una guida, sia una guida che possa dare un contributo fondamentale per il rilancio di settori fondamentali per l'economia dell'isola.